Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi vi parlerò della nuova sega a nastro della Parkside per metalli, modello PMB 1100B2. Hanno fatto alcune piccole migliorie riguardanti la regolazione degli angoli, la morsa e poco altro. Sorvolerò tutte le caratteristiche tecniche dettagliate che poi andate a trovare eventualmente sul manuale di istruzioni oppure sul sito internet. Quindi guarderemo proprio il suo funzionamento, le sue caratteristiche. È uscita oggi, che è il 26 ottobre del 2020, a 119 euro, e secondo me è un prodotto che questa volta ne vale la pena rispetto a quella dell'anno scorso, che ho utilizzato, l'avrete visto diverse volte nei miei video, però sinceramente questa funziona molto molto meglio. Vediamola. Arriva già montato, come lo vedete, quindi viene venduto all'interno di una valigetta rigida. Quello dell'anno scorso invece andava montato tutto con le varie manopole. Allora, differenza da quella dell'anno scorso: innanzitutto questa qua resta chiusa se non apriamo il sistema per poterla sollevare. Quella dell'anno scorso invece il gancio praticamente ci impedisce solamente la chiusura involontaria. Sinceramente non ho trovato nulla da ridire. La morsa è molto migliore di quella dell'anno scorso, è drittissima, il sistema che mi permette di bloccarla e liberarla in questo modo è molto più semplice di quello dell'anno scorso, che fa uno scatto, è un pochettino meno fluida, e la regolazione degli angoli è perfetta, ha un sistema con un riferimento rosso che combacia perfettamente. Qua c'è questo riferimento rosso che è allineato allo zero, ci dà un taglio perfettamente a 90 gradi, invece allineato su 45 gradi ci dà un taglio perfettamente a 45 gradi. Un'altra piccola differenza da non sottovalutare è il cavo, che viene collegato direttamente sulla parte alta e non sulla parte posteriore, con il rischio che possa andare sulla lama. Non mi è mai capitato, però in questo modo lo ritengo più sicuro perché va direttamente verso dietro, non c'è questo rischio. Come quella dell'anno scorso, ha la regolazione della velocità da questa parte con una rotellina con dei click, un LED che ci illumina la zona di taglio e il tasto di avviamento che ha la funzione di darci la doppia velocità. Quindi proviamo direttamente alcuni tagli, vediamo come si comporta. E allora ragazzi, le uniche caratteristiche tecniche che vi dirò, sorvolando decibel, numero di giri e altro che trovate appunto sul web, saranno quelle riguardanti l'ampiezza del taglio sia a 90 che a 45 gradi. Infatti a 90 gradi abbiamo la possibilità di tagliare 127x127 mm, invece a 45 gradi abbiamo la possibilità di tagliare 127x40 mm, ma senza il banchetto. Infatti 40 mm col banchetto, come vedrete, non riuscirò a tagliarli. È possibile tagliarli però manualmente, staccando l'utensile dal banchetto, perché è possibile utilizzarlo proprio come utensile a mano, e vedremo anche questo. Ho posizionato la tacca in corrispondenza dello zero, quindi proviamo a fare il primo taglio a 90 gradi. Allora, abbiamo il LED, una volta acceso illumina la zona, metto velocità 5. Ok, il taglio è pulitissimo. Ora vediamo se è a 90 gradi. Ed è praticamente perfetto, forse c'è un decimo di millimetro, ma è praticamente un taglio perfetto. Allora, ovviamente il riferimento è stato preso con la tacca rossa, però è possibile regolare il tutto con un goniometro oppure una squadra per avere un taglio veramente perfetto al decimo di millimetro, considerando che il metallo che viene saldato solitamente viene tagliato con i flex, quindi a mano libera. I tagli non sono mai a 90 gradi o a 45 gradi, eppure riusciamo a fare le saldature perfette. Figuriamoci un decimo di millimetro in questo caso cosa e quanto può influire. Allora, vi faccio vedere il tasto, che una volta premuto a metà fa girare la lama lentamente, e poi premuto tutto aumenta la velocità, quindi ci consente di eseguire un taglio con più precisione. Questa è la velocità di rotazione con il tasto premuto a metà,
quindi ci permette di aumentare il numero di giri una volta che abbiamo iniziato il taglio, comunque di iniziare il taglio con una rotazione più gestibile. La proviamo a 45 gradi, sempre utilizzando come riferimento la tacca rossa, e come possiamo vedere la morsa per i 90 gradi è andata benissimo. Vediamo anche con il taglio a 45 gradi. Innanzitutto vediamo la precisione del taglio a 45 gradi, poi vi dico un dettaglio. Pure in questo caso il taglio è davvero pulitissimo, mi dispiace per l'esposizione, cerco di mettermi in modo più a favore di camera possibile. Vediamo il taglio, così però non rende bene. Allora facciamo così. Ok, in questo modo poggia perfettamente sulla base e come vedete combacia perfettamente. E allora in questo modo si riesce a capire meglio. Mettiamo la squadra perfettamente poggiata e come vedete 45 gradi li rispetta perfettamente. Perfetta. Per pezzi già da 40 mm abbiamo difficoltà, perché purtroppo lo stesso utensile va a battere contro il pezzo che stiamo tagliando. E infatti, come vedete, non riusciamo a proseguire proprio perché abbiamo questo ingombro che non ci permette di lavorare correttamente. E questo purtroppo è un vincolo, infatti ci fermiamo a questa dimensione. E allora quindi smonto, svitando questi pomelli, l'utensile dal banchetto, separandolo. E vi faccio vedere un taglio su un pezzo senza utilizzare il banchetto, quindi un taglio eseguito manualmente. In questo caso è necessario abbassare la battuta perché sarà quella sulla quale poggerà il pezzo durante il taglio, quindi si rimette nella posizione di massima escursione verso il basso e questa sarà la battuta del pezzo. Taglio a 90 è un taglio approssimativamente a 45 gradi. Facilissimo, tagliato in un attimo. E allora ragazzi, io ho finito pure con questo video della sega a nastro per metalli della Parkside, secondo modello, quindi il modello B2. Questa volta è fatto qualitativamente meglio, taglia in modo pulito, riesce a garantirci una ripetizione del taglio costante. Invece con l'altro purtroppo avevamo problemi di regolazione, ogni volta che dovevo impostare i 90 gradi dovevo disperarmi, infatti avevo fatto delle tacche come riferimento. Queste invece ha delle tacche perfettamente visibili che riescono a rispettare in modo corretto l'angolo che impostiamo. Cosa dire, per 119 euro, se non abbiamo necessità di tagliare pezzi superiori ai 30-35 mm, allora va benissimo. Se abbiamo bisogno di tagliare pezzi più grandi, purtroppo questo tipo di utensile non riesce ad accontentarci.
Spero di avervi fatto cosa gradita. Ho cercato di fare un video sintetico che desse veramente appunto la sintesi, il succo di quello che è il funzionamento di questo utensile, senza soffermarmi troppo su dettagli che possono essere sorvolati, che potete trovare anche sul web, sul manuale di istruzioni, eccetera. Detto questo, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, cliccare anche sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!